Hola compañeros, qui Jim Lemon e oggi in anteprima speciale solo per voi Darksiders 2. Come faccio ad averlo? Beh, fortunatamente ho messo le mani sopra una limited edition americana, perché qui in Italia ancora non è uscito Darksiders 2. E poi, come vedete, però è in italiano. Però sapete già che siccome le limited già vengono pubblicate, hanno già anche rilasciato delle traduzioni e quindi la traduzione è in italiano e questo è completamente in italiano. Vedete, io ho già iniziato la mia partita a fonderia perché ero molto ansioso di giocarci, però con voi lo rifacciamo tutto da capo. Quindi, nuovo salvataggio, accettiamo. Qui vedete ci sono queste bande laterali. Ecco, il porting non è stato fatto molto bene, infatti dopo lo vedrete, però comunque è sburo. Facciamo difficoltà normale, attiviamo i sottotitoli e iniziamo il caricamento del gioco. Il primo mi piacque un sacco e questo qui non è da meno. Soprattutto morte davvero figo. Non può esserci vita senza ordine. Bene, male, tenebra, luce. Deve esserci equilibrio nell'universo. Così ha decretato l'Arso Consiglio. Una corporazione incaricata dal creatore di preservare il tessuto stesso dell'esistenza. Ma l'equilibrio è stato spezzato. Ancora adesso la Terra è ridotta a una rovina in mano ai signori dei demoni e il distruttore si ritaglia un nuovo regno tra i suoi potenti eletti. Alcuni dicono che fu il cavaliere Guerra a scatenare l'apocalisse. No, si recò sulla Terra non richiesto, condannando con il suo gesto l'umanità. E riguardo agli altri cavalieri? Prodi esecutori degli ordini del Consiglio, come furia, conflitto e morte? Per conoscere quei nomi, devi prima conoscerne un altro, Nephilim. Il frutto dell'unione tra angeli e demoni. I Nephilim misero a ferro e fuoco diversi regni, riducendoli in cenere. Ma quattro di loro si stancarono del massacro, temendo che avrebbe messo a repentaglio l'equilibrio. Fu dunque stipulata una tregua. I quattro avrebbero servito il Consiglio in cambio di poteri inimmaginabili. Così nacquero i temibili cavalieri, il cui primo incarico fu purificare il creato eliminando i fratelli per annientare i Nephilim e distruggere le loro anime. Concentriamo ora il nostro sguardo su uno di questi quattro. Non su Guerra, che incatenato ai piedi del Consiglio proclama la sua innocenza, ma su chi salverebbe suo fratello prima di tutto. Lui ha molti nomi. Poia, fratricida, per noi è morte. Vabbè, erano comunque altri due modi per dire morte. Eccoci qua. Il primo video prologo spaccamaroni finito. Ed ecco il nostro della libertà di Guerra. Morte giurò di far rinascere l'umanità. Ma non sapeva come fare. Un gran problema, ma riuscirà a capirlo. E così Morte si avventurò nell'algido velo in cerca del custode dei segreti. Custode dei segreti. Ma è figo che è morto su questo cavallo. Che figo. Molti di voi contraddiranno quello che sto per dire, ma a me Morto piace un sacco. Molto più di Guerra. Allora, passiamo subito. Allora, vabbè. Quello là, quel corvo che vedete là, è un nostro amico. Ci aiuterà a trovare la strada se nel caso ci perdiamo. Disperazione è il nostro cavallo, infatti come vedete l'abbiamo subito. E noi siamo l'omarino qua sopra. Evoca lontano. I comandi sono praticamente uguali a quelli del predecessore. Per evocarlo il cavallo con C. Per fare uno scatto, alt. E fa uno scatto di poco. Per caricare però è comunque uno scatto. E consuma la resistenza del nostro cavallino. Il problema principale di questo porting è questo, guardate. Vedete nelle opzioni
appena si aprono. Ecco. Vabbè, qui c'è la sensibilità della mira, la caliamo un po' perché dopo vedrete che è difficile mirare. Qui, ecco, opzioni video, non c'è niente. Cioè, possiamo solo impostare la risoluzione massima, la sincronia verticale, che vabbè, l'ho staccata, e lo schermo intero. Infatti ci sono rimasto un po' così, un po' basito in questa, quando ho visto questo. Quindi aspetterò una patch, magari, che la metteranno a posto. E poi c'è un altro problema legato alla forma del mietitore, che vabbè, lo vedremo più avanti, perché adesso non lo so. Ecco qua, barra spazzatrice per arrampicarsi, e inizia subito il primo combattimento, le nostre falcine. No, sì, altro per schivare gli attacchi nel caso ci caricasse. Le falce sono davvero dure, cioè effettivamente è una falce unica che si divide. Naturalmente, come nell'altro, ci sono tantissime combo. Ora, vedete qui, i nemici possono droppare degli oggetti. Qui abbiamo degli skineri. Poi abbiamo l'ascia, lenta, perché abbiamo due armi equipaggiabili. Un po' tipo alla Prototype 2. Adesso vi faccio vedere. Quando apriamo l'inventario, se mai si dà una mossa, magari... E vedete, qui è l'arma principale, la falce. Questa è l'arma secondaria, che abbiamo questa ascia e noi l'equipaggiamo. Vedete, l'abbiamo qui e lo useremo col tasto destro. Poi qui abbiamo gli skinieri. Sì, ciao, i guanti. Li equipaggiamo e verranno cambiati, visto. Qua abbiamo gli skinieri, li mettiamo e verranno cambiati. Ogni equipaggiamento ci darà un tot, vedete, difesa 4. Qui è un'altra difesa 4 e più andiamo avanti, naturalmente, maggiori saranno i benefici apportati. Qui c'è il personaggio, le statistiche e le abilità che ha. Vedete, questa è polvere e questo è il suo cavallo. Qua avremo l'equipaggiamento più avanti. Questi invece sono i suoi poteri. Quando saliremo di livello ci darà un punto abilità da usare o per l'araldo o per il necromante. Il necromante, praticamente evocheremo degli esseri che combatteranno al nostro fianco. Questa è la mappa. Queste sono le statistiche del gioco e qui ci sono i modi per cambiare i comandi. Qui, quando, se volete cambiarli, io non li cambio. Bene, adesso torniamo al gioco e via, dobbiamo andare dal custode dei segreti. Ah, ecco, per sparare l'attacco con la lama secondaria, appunto, secondo il tasto destro del mouse e via. Morte, vi accorgerete subito che è molto più agile di guerra. È davvero bello Naguturi. Qui corriamo a modi più persi. E qua corriamo ancora a modi più persi. Essendo una, diciamo, in anteprima per voi, vi farò... Probabilmente oggi pubblicherò tutti e due gameplay, per finire almeno la prima, diciamo, la missione prologo. Oh, beh, ci ha dato un martello, è anche più forte, immagino. Questo invece è più debole, quindi lo lasciamo lì. Più avanti possiamo anche venderli tutte queste cose ai vari acquirenti, così ci potremo comprare anche oggetti più forti. Sì, è più forte. Bene, go go go. Eccolo, quello là che vedete lì, che sta parlando, è il custode dei segreti. Scappa da noi, ma... Voi non so se avete notato, ma qua c'è qualcosa... Ah, merdas, me l'ha fatto prendere. Adesso ci provo di nuovo. Non ci sono più i bauli di vita e ira, ma ci sono solo questi bauli che danno o dei soldi o delle pozioni o degli equipaggiamenti. Queste sono le pozioni di energia, che le utilizzeremo col tasto E1. Ci sono le pozioni di ira, che le utilizzeremo col tasto E numerico. Ecco, ha droppato soldi e adesso dobbiamo praticamente rifare quella che abbiamo fatto
dove eravamo prima, quindi taglio un attimo. Rieccoci. Uccidiamo questo qui, che vuole fare un simpatico lì. Boom! Oh, un'altra arma? No, è uguale a questa praticamente. Raccogliamo la pozione di energia e andiamo. Intanto ha le stesse statistiche quell'ascia lì di questo martellone. Ci sono tantissime combo naturalmente. Però adesso io non sono stato a guardarle tutte, quindi faccio quelle che mi vengono. Allora saltiamo, Opla. Opla. Salvi! Vai cazzo, vai! Guardatelo, cioè guardate quanto è agile, sembra una scimmia. Lo dovevano chiamare Monkey. Monkey Death. Ma vabbè, di usarlo. Questo no, che volevo fare. Ma dove cazzo vai a colpire, morte? Ciao. Allora, questa è la versione con i DLC, quindi più avanti, addirittura subito praticamente all'inizio del gioco, ci daranno degli oggetti potentissimi. Vabbè, l'unica cosa è che li potremo usare solo da livello 5. Però avremo un grandissimo vantaggio dopo, perché sono davvero delle armi e degli oggetti che definire potenti è poco, perché sono davvero più di potenti. Beh, qui altri martelloni, ma sono sempre uguali. Cioè, questo è anche di meno. Fai anche di meno, quindi è inutile cambiare. Saliamo. Via. Ale, primo mini boss. Socio. Gigante dei ghiacci. Va bene. Sì, vabbè, io sono qui, Vienimi a prendere. Beh, non mi prendi? Sono ancora qua. Ancora un po'. Questo gigante non è per niente complesso da battere. Ancora poco. E poi? Dai, eccolo, questa è la nostra forma Reaper. E si mettitrice. Guardate che figata. Olla. Non ho fatto partire il timer, porca puttana, quindi non so a che punto siamo. Ma andiamo avanti ancora un minutino, poi finiamo almeno il percorso. Poi dopo mi blocco un attimo. Oh, qui sono le mega, i mega interruttori. Crolla tutto. Morta ogni cosa che tocchi la distruggi. Oh yeah. Figo che sei morto. A me piace. Voi dite quel cazzo che vi pare. No, è meglio guerra. Ma io sono dell'idea che più un personaggio è agile, più è forte. Quindi la forza brutta di guerra, morte la compensa benissimo con la sua velocità. Wow. Yeah. La. La scimmia. Ma cioè, guardate quanto va. Lascia questo. Beh, sì. Fatto tutto sto casino per arrivare qui e me ne devo andare, ma io dico